Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Oggi, come vedete, sono in condizioni abbastanza critiche, cioè fa un caldo della Madonna, ho il ventilatore a palla. E vabbè. Comunque, vi spiego subito il senso del video perché, come avete letto dal titolo, per Federico Marconi, cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente oggi vi mostrerò un video. Vi mostrerò un video che mi è stato dedicato da un ragazzo che ringrazio, come ho già fatto sotto quel video, quindi non posso che ringraziare Tolge, dovrei averlo detto bene. Ma veniamo a noi, più nello specifico, non mi dilungo troppo, poi vi lascio al video. Perché ho deciso di caricare questo video anche sul mio canale? Perché vedendolo ho sentito che questo ragazzo parlasse con sincerità. Quindi non è il classico video banale che magari racchiude un mio montaggio o chissà che montaggio ha fatto anche lui nel video. Però è il pensiero che mi ha colpito e quindi non potevo che voi mi conoscete, non ho saputo resistere, quindi ve lo faccio vedere. Ovviamente vi lascio il suo canale qui sotto in descrizione e se volete fateci un salto. E ovviamente vi invito, non è che vi obbligo, a prendere spunto dalle parole di Tommaso, che poi io non sono sicuro che si chiami Tommaso, però vabbè. E se vi va, fate un video anche voi, col telefono, col Nokia 360, come vi pare, insomma, in cui magari dite cosa pensate di me. È un'idea, non so se poi ci farò una serie, non so cosa ci farò, però sono curioso perché magari cosa succede? Che molti hanno, poi succede anche a me, magari vorrei dire qualcosa di diretto a uno youtuber che seguo, vorrei dirgli cosa penso, vorrei dirgli tante cose che poi però non riesco a racchiudere in un semplice messaggio, perché tanto non sono sicuro neanche che lo legge, indipendentemente dal fatto che poi i vostri messaggi li leggo e rispondo praticamente a tutti. E quindi cogliete la palla al balzo e se vi va fatelo. Ma intanto ragazzi io vi saluto, ci vediamo con i prossimi video e intanto godetevi questo. Bella. Bella Fede, te voglio bene. Faccio questo video perché ho sempre saputo di doverti qualcosa. Non chissà per cosa, ma perché quasi ogni giorno mi viene da sorridere una volta in più da quando ti seguo. Pensa Fede, ti conosco dai primi tempi, che avevi all'incirca 1.000 iscritti e ancora non esisteva la YouTube. Ti ho sempre apprezzato, a partire dalla tua passione per il calcio, che tutt'oggi riesci ad esprimere al meglio in ogni tuo video, ma soprattutto la disponibilità che tu nutri verso di noi. Il modo in cui riesci a coinvolgerci in ogni tuo video, a partire dalla serie La mia carriera, che credo sia una delle serie più belle e emozionanti di tutta YouTube Italia, e a me te lo dico da vero romanista. Ma comunque sia, la tua passione e forza che risalta in ogni tuo video mi colpisce ogni giorno sempre di più. Sai Fede, dal video di 10K a dirti ho capito che non sei uno che si ferma agli ostacoli e cerca sempre di andare avanti e a puntare a qualcosa che andrà sopra le nostre aspettative. Credo che tu, per tutti noi, e credo di parlare a nome di quasi 20.000 persone, sia veramente un idolo, ma soprattutto un punto di riferimento. A dirti la verità, l'unica volta che sono riuscita a parlare con te e a scattarci una foto, stavo quasi lacrime dall'emozione. Grande Fede, ti ringrazio ancora per un'ultima volta, ovviamente in questo video, per tutti gli sforzi che quasi ogni giorno fai per noi. In questi 5 giorni che facevo questo video ho avuto modo ancora una volta di riapprezzare tutti i bei momenti che ho passato con te e tutta la vita. Mandali un salutone, dagli Fede e forza magica.